stanchi della solita insalata? Oggi per la mia tavola realizzerò un piatto davvero gustoso che unisce terra e mare. Seguimi in cucina e prepara insieme a me la fregola in insalata. Metti sul fuoco una padella con un filo di olio, uno spicchio di aglio e gambi di prezzemolo. Quando l'olio sarà caldo, aggiungi le vongole precedentemente pulite e copri con un coperchio fino a quando si apriranno tutte. Intanto prendi i calamari, aprili a libro e condiscili con un filo di olio, il pepe macinato e la scorza di limone grattugiata. Successivamente dedicati ai pomodori camone. Lavali sotto abbondante acqua corrente fresca, elimina il picciolo e tagliali a spicchi. Li unirai a crudo nella tua fregola solo all'ultimo per preservare la loro caratteristica croccantezza. Devi sapere che il momento ideale per gustarli è quando presentano entrambe le sfumature di colore, in parte verde e in parte rosso. A questo punto monda e taglia le zucchine tenendo solo la parte verde. Riducile a listarelle e poi a tocchetti, quindi procedi con la cottura di tutti gli ingredienti. Metti sul fuoco una padella con l'olio e uno spicchio di aglio che andrai poi a eliminare. Aggiungi le zucchine, regola di sale e pepe e falle saltare per 5 minuti in modo che risultino belle croccanti. Nella stessa padella delle zucchine fai cuocere i gamberi già privati di carapace e intestino. Scottali per 2 minuti e insaporiscili con il sale e con il pepe. Cuoci anche i calamari per pochi minuti, regolando di sale, quindi trasferiscili sul piano di lavoro e lasciali intiepidire. Metti sul fuoco una pentola con acqua bollente salata e fai lessare la fregola, seguendo le tempistiche riportate sulla confezione. Nel frattempo tagli i calamari a julienne, mentre i gamberi a cubetti di circa 1 cm. Quando le vongole si saranno aperte, scolale conservando la loro acqua di cottura, che ti servirà per insaporire ulteriormente la tua fregola. Sgusciale ponendole nel liquido tenuto da parte, lasciandone però qualcuna intera per la decorazione finale. Taglia il prezzemolo al coltello e mettilo da parte. Trascorso il tempo necessario, scola la fregola e falla raffreddare sotto acqua fredda. Procurati una ciotola capiente e unisci tutti gli ingredienti, la fregola, le vongole con la loro acqua di cottura, il pesce, le zucchine e i pomodori camone. Termina con il prezzemolo tritato, il basilico, le foglioline di timo e un filo d'olio. Impiatta la fregola e completa con le vongole intere messe da parte, qualche spicchio di pomodoro camone, il basilico e il prezzemolo. La mia fregola in insalata è pronta. Come vedi, questo piatto è perfetto da condividere per un bel pranzo o una cena in compagnia. Che ne dici, assaggiamo?